Ciao a tutti, sono Romanti e bentornati in questo nuovo video. Sono in cucina, ragazzi. Sì, sono in cucina e oggi faremo un dolce io e mia sorella. Perché sto facendo tutti questi movimenti? Non lo so. Ma faremo la cheesecake. Naturalmente la faremo per la prima volta e quindi se verrà uno schifo... Verrà uno schifo, ragazzi, sì, verrà uno schifo, però speriamo bene, dai ragazzi, siamo positivi. Comunque, adesso vi facciamo vedere gli ingredienti. Cosa importante, questa ricetta non è nostra, ma l'abbiamo trovata su internet, naturalmente, e niente. Iniziamo! Per prima cosa, 200 grammi di biscotti. Per seconda cosa, 120 grammi di burro, che poi verrà fuso insieme ai biscotti, verranno tritati e messi insieme in una ciotola, mescolati il tutto e poi messi in frigo per riposare. Questi ingredienti servono per fare la base che noi abbiamo già fatto e adesso è in frigo a riposare per mezz'ora. Allora, 500 grammi di Philadelphia, non sono sponsorizzazioni naturalmente ragazzi, però Philadelphia, il meglio, sono brava. 200 ml di panna per dolci da montare, panna a caso, naturalmente vanno bene tutte. Ce lo metti tutto? È certo! 125 grammi di zucchero a velo, una bustina di vanillina, pane angeli. Poi 10 grammi di colla di pesce che noi abbiamo già messo a mollo nell'acqua. Abbiamo tolto 3 cucchiai e messi qui dentro, così li mettiamo da parte per dopo perché ci serviranno. Ci siamo accorti di aver schizzato ovunque. Vabbè. Facciamo perdere, puliamo e facciamoci passare questa cosa. Adesso mettiamo dentro i 3 cucchiai di panna che abbiamo lasciato prima e la mettiamo dentro per riscaldare. Adesso bisogna massaggiare il piattino. Andonio, stai zitta! Non mi senti? Ti sento. Adesso bisogna mescolare il tutto. Adesso aspettiamo che si intiepidisca e poi lo aggiungiamo qua dentro alla crema di formaggio. Bene, adesso che si è intiepidita, la mettiamo insieme alla crema. Rilassante. Scende come una cascata.
Adesso va messo in frigo minimo 6 ore, infatti noi la mettiamo tutta la notte e poi domattina la decoreremo. Ciao. Voglio precisare una cosa, dovrebbe venire così, poi vedremo. Buonanotte. Ciao, buongiorno. Oggi decoreremo la torta. Tra l'altro oggi è il compleanno di mia mamma, quindi tanti auguri a mia mamma. Bene, credo che sia croccante la base e spero sia buonissima. È un po' venuta un po' bassina, ma dai, va bene, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate quella cavolo di campanella. Vi ricordo di iscrivervi a TikTok e a Instagram e niente. Spero la frutta sia buona. E niente. Boh, ci vediamo al prossimo video.